Ma a dire la verità non lo so, però l'ho già raccontata tante volte questa storia. Arrivo dallo sci, ero uno sciatore abbastanza forte, una squadra nazionale, mi sono fraccato 2 o 3 volte tibia e perone, quindi a 17 anni ho dovuto piantar lì e come tutti gli sciatori falliti vanno a fare i maestri di sci e per fare il maestro di sci devi fare un corso di formazione. Durante questo corso di formazione c'era un signore che abita qua vicino sul lago, la Badia, un po' più grande di me, Adriano Trincavelli, detto Moss, una famosa guida, e che lui mi conosceva perché era un ragazzino che sciava forte, così cos'ha, siamo diventati amici, dai cazzo, vieni a scalare, che bello così. Io arrivando dai Resinelli e avendo una famiglia che gestiva un albergo e vedevo passare Riccardo Cassin, vedevo passare Ugo Tizzoni, vedevo passare questi personaggi che all'epoca facevano notizia, erano anche citati sui giornali e compagnia bella. Già avevo un po', no, nella mia visione queste figure mitiche che salivano le pareti, le montagne, così ho detto, cioè perché? Proviamo, dai, proviamo ad andare a scalare. Ho provato e è scattata la famosa scintilla. E quindi poi la mia vita ha sempre ruotato, bene o male, intorno a quella passione qua. Ma sai, l'esperienza agonistica nello sci che ha formato tutta la prima parte della mia vita fino all'adolescenza ha condizionato tutta la mia vita, perché poi io in tutte le cose che facevo ero competitivo. Dovevo avere la moto più bella, la fidanzatina più bella, dovevo essere sempre più bravo a fare tutto perché ero abituato. Quando ero bambino mi hanno detto si parte da qui, si arriva là e devi andare giù più veloce possibile. E quindi anche quando ho cominciato a scalare, che non esistevano le gare, perché quando ho cominciato a scalare io non esistevano le gare. Però esisteva il livello, ogni arrampicatore aveva cioè quello che faceva il quarto, quello che faceva il quinto, quello che faceva il sesto e c'era già Reinhold Messner che parlava di settimo grado. E quindi subito quando ho iniziato a scalare ho cercato subito di diventare bravo, di alzare il livello. Beh, l'avvento delle gare posso dire di averlo vissuto in prima persona proprio le prime gare, è stata una, diciamo, un'esperienza del quale mi posso vantare di aver partecipato, perché proprio prima le gare non esistevano, c'erano già degli scalatori fortissimi che si allenavano in modo sistematico, scientifico, da Gullich a Moffat, al Ben Mun, che avevano già raggiunto un livello altissimo. Qua vediamo questo pannello, è un pannello che ha inventato il Ben Mun, e quindi già loro nel fine anni 70, primi anni 80, avevano già un concetto di allenamento molto molto avanzato, no? E grazie a 2 personaggi, Emanuele Cassarà e com'è che si chiamava l'altro che non mi ricordo Andrea più, Mellano. Andrea Mellano, 2 personaggi in gambissima, che tutti e 2 torinesi, hanno inventato le gare di arrampicata, hanno inventato Sporroccia 85, al quale sono stato invitato perché ero uno un po', insomma, dei personaggi che avevano un po' cominciato con l'arrampicata sportiva, alzato un po' il livello e quindi sono iniziate queste gare nell'85 nella Valle dei Militi sopra Bardonecchia ed è stato bellissimo. Io sono un alpinista, la mia formazione è una formazione che arriva dall'alpinismo e la mia etica di arrampicata, cosa che proprio anche negli ultimi tempi si discute molto nelle falesie, anche nelle falesie di alto livello, la mia etica arriva dall'alpinismo. Poi va bene, negli ultimi anni l'ho praticato pochissimo l'alpinismo e mi sono dedicato di più all'arrampicata. Però ho vinto per 2 anni di fila il Grignetta d'oro, quindi ho un curriculum alpinistico rilevante. Ho partecipato a tante spedizioni col gruppo Ragni qua di Lecco che mi ha dato la possibilità di andare in giro per il mondo a tentare,
qualche volta e riuscire qualche altra a scalare montagne. Sono stato 4-5 volte in Patagonia, 2 volte in Himalaya, in Africa, di qua, di là, insomma, qualche montagna l'ho salita. Le gare, noi italiani siamo arrivati alle gare di arrampicata un po', diciamo, come i parenti poveri, no? Nonostante avessimo degli scalatori di punta fortissimo. Il tracciatore di Sporroch 85, Marco Bernardi, all'epoca aveva, a mio parere, comunque i fatti possono dimostrarlo, un livello di arrampicata che non aveva niente da invidiare ai personaggi d'Oltralpe, molto più in vista, molto più diciamo citati dalle riviste, dai giornali. Si parla di Edlinger, degli altri francesi fortissimi, perché lì avevano iniziato un po' prima, o magari erano più bravi diciamo nel marketing, nella promozione della loro attività. Avevamo già Manolo che faceva già delle cose stupefacenti, no? E, a parte che la prima edizione di Sporroch l'ha vinta Glovaz, che a quell'epoca lì non era famosissimo, erano molto più famosi i francesi o gli inglesi. Invece la prima edizione l'ha vinta Stefan Glovaz, e li ha messi un po' tutti con le orecchie un po' basse, perché pensavano di venire lì e vincere tutto loro, insomma. Ma sai, l'amicizia nella vita, soprattutto quando sei proprio nella fase, diciamo, evolutiva, quando sei giovane, così, è importantissima. Io purtroppo, cioè per fortuna, ho conosciuto delle persone che però poi purtroppo ho perso e mi mancano tantissimo ancora, anche se sono passati tantissimi anni, perché ho perso veramente tanti amici in montagna, perché arrampicando da tanti anni è inevitabile, tutti gli anni perdo qualche amico. Anche gli ultimi qui dei ragni che sono mancati, oltretutto giovanissimi, sono perdite che non sai veramente, non riesci a trovare pace, no? Al perché succedono certe cose. Però Marco Pedrini, Benvenuto Laritti, Paolo Crippa, questi per me sono stati veramente degli amici che mi hanno trasmesso qualcosa, insegnato qualcosa, e purtroppo li ho persi. Il rapporto con Lecco io credo che sia molto buono, è una città che mi piace molto, perché posso fare tutto quello che voglio, tutto quello che voglio a portata di mano, e fortunatamente col carattere che ho io non ha pesato assolutamente la cultura e la tradizione di tante cose che ci sono a Lecco, sia del lavoro che dell'alpinismo, perché sai, essere alpinista o arrampicatore a Lecco è un'arma a doppio taglio, perché vieni schiacciato dalla personalità proprio di certi personaggi lecchesi, che sono talmente prestigiosi che ti tengono. Cioè, è difficile. Io non sono mai emerso, sono sempre stato un mediocre, però per qualcuno che vuole emergere, avere queste personalità, tutte queste figure che incombono sopra, che saranno sempre presenti nell'eternità, è difficilissimo. Però se hai un carattere, che sai prendere il positivo da queste cose qua e fai la tua strada, è una cosa splendida, perché hai davanti l'esperienza e hai davanti tutta questa tradizione di tutti questi personaggi che ti trasmettono, e tu puoi sfruttarla in sostanza. Quindi non trovo niente proprio di negativo di essere cresciuto, vissuto in questa città. Ma guarda, i rimpianti, io ho sempre cercato di inseguire le mie passioni,
e di trasmetterle anche alle persone alle quali, cioè, volevo bene e volevo proprio trasmettere questa passione per poter fare delle cose insieme. E in parte ci sono riuscito e in parte no, però non ho nessun rimpianto perché ho dedicato tanto tempo anche a delle cose che poi non si sono realizzate, no? Però in quel momento lì mi andava di farlo, in quel momento lì ci credevo e quindi l'ho fatto. Tutto quello che mi è venuto in mente, nel bene o nel male, ho sempre cercato di farlo. Alcune cose si sono realizzate, altre purtroppo no. Devo dire anche che magari le cose dove mi sono impegnato di più sono quelle che sono arrivate di meno. Magari sono arrivate delle cose inaspettate, no? Sempre piacevole se arriva qualcosa, però sulle quali non mi ero impegnato molto. Invece le cose sulle quali mi sono veramente impegnato, alcune non si sono realizzate. Però vabbè, fa parte della vita, l'importante è provare a fare le cose, poi riuscirci o non riuscirci, quello bisogna stare vedere. Sì, allora il rapporto con la palestra, il rapporto con l'arrampicata sportiva, io non è che mi sono adattato. Una cosa che sono certo di poter dire è che io ho anche contribuito allo sviluppo dell'arrampicata sportiva e quando sono arrivate le sale indoor sono stato uno dei primi a frequentarle. Io ho collaborato con questa palestra fin dall'inizio e ormai si parla di 13-14 anni che adesso è diventata veramente una fucina. Qua adesso ci sono dei ragazzini che sono veramente forti, ma non per parlare delle squadre giovanili. Da qua sono passati anche, cioè sono passati e passano ancora fortissimi arrampicatori, che qualcuno poi è entrato dentro nel gruppo Ragni, altri frequentano scalatori del gruppo Ragni, ma non sono Ragni, vengono qua in palestra, si scala un po' tutti insieme. Il bello è quello. Questa è un'esperienza che per me è estremamente positiva. Io scalo tuttora con ragazzi dei Ragni o amici dei Ragni, cioè io scalo, faccio un po' di arredamento in falesia con questi qua, perché vabbè, loro ormai hanno un livello che è veramente altissimo, no? Non so, magari posso fare dei nomi di gente dei Ragni, di gente che vengono qua in palestra a allenarsi. Io scalo con Stefano Carnati, con Francesco Castellano, che magari a voi non dice niente, è detto cieco, è uno che lavora come uno schiavo, ha una passione, ha veramente una motivazione incredibile. Cioè, questo fa il 9 a più, non so se, cioè, non è un professionista, è uno che fa il contadino. E poi fa 9 a più con Mauro Sormani, un altro fa il tappezziere e come secondo lavoro il sommelier, però si spara gli 8C e gli 8B+. Trovo che la cosa positiva anche della palestra, appunto, oltre che poter dare la possibilità di allenarsi in maniera seria a dei ragazzini che si vogliono impegnare in uno sport, è anche un punto di aggregazione e di allenamento per altre figure che sono un po' più grandi, hanno la loro vita, il loro lavoro, le loro cose, però usano la palestra appunto come allenamento, come punto di aggregazione per stimolarsi, motivarsi e fare delle cose che effettivamente stanno facendo, perché appunto, come ti stavo dicendo, il gruppetto di scalatori con i quali scalo di più negli ultimi tempi, che hanno un livello ben oltre al mio, pur non essendo appunto, a parte Cecco, che forse il più giovane di questi qua, non sono giovanissimi, però hanno un livello veramente alto. E i ragazzini stessi che si allenano qui li prendono anche come esempio, diciamo, perché magari se veniamo qua a fare esercizi specifici o allenamenti particolari sono ancora più bravi i ragazzini, però poi quando trasferisci, no,
tutta questa preparazione sulla roccia, no? Subentrano anche altri fattori che hai bisogno di un po' più di esperienza, hai bisogno un po' più di pratica proprio sul terreno specifico per poi realizzarti. Sì, allora le notti di finale, credo che a fare i racconti delle notti di finale farò un po' di confusione perché ci sono degli aneddoti sicuramente che finiranno dentro la notte che invece era quell'altra, perché ne abbiamo fatte parecchie. Io adesso qua ho la fortuna di essere qua con un discendente di Carlo Mauri e Sandro Gogna in persona, col quale appunto abbiamo fatto alcune di queste notti con il suo amico Aldino Anghileri e anche parte della famiglia Cassin, perché la notte quella proprio di fuoco credo che si riferisse a un evento che aveva organizzato proprio la Cassin per far provare tutti i materiali ai suoi clienti e quindi aveva invitato noi testimonial, che eravamo io, Marco Pedrini, un po' di personaggi alpinisti famosi come Sandro Gogna, Aldo Anghileri e anche altri che non mi ricordo più, per creare questo esempio e coinvolgere appunto i clienti, i rivenditori a conoscere i materiali, a provare i materiali, a testare i materiali, no? Che cosa che abbiamo fatto di giorno, siamo andati a scalare, abbiamo portato a scalare questa gente, abbiamo anche raccontato le bellezze di Finale Ligure, che all'epoca era sicuramente tra gli ambienti, le falesie di riferimento, perché è stata proprio una delle location principali per lo sviluppo dell'arrampicata sportiva. Quindi abbiamo passato la giornata ad arrampicare, a far arrampicare i clienti. Poi, se ben ricordo, c'è stato l'aperitivo, il quale è stato condito anche da dei biscottini che aveva portato il Pedrini, dei biscottini della nonna, che però a suo parere, lui li aveva già provati il giorno prima, diceva che la dose di farcitura era poca, bisognava mangiarne di più perché lui li aveva mangiati il giorno prima e non aveva sortito nessun effetto, no? Quindi probabilmente abbiamo esagerato un po' con questi biscottini che misto all'aperitivo e al vino che c'era in tavola è sfociato in un bordello clamoroso, no? E mi sembra di ricordare che c'era anche Gabriele Béchot, che era uno anche lui degli arrampicatori più in voga al momento, di un'altra regione, però era molto conosciuto, no? E aveva avuto una diatriba con Marco Pedrini, si erano beccati di brutto anche tramite riviste, non c'erano i social, sto parlando di 40 anni fa, però si scrive, c'era lo Scarpone, la rivista del CAI, Alpe, non mi ricordo più cosa, perché Pedrini aveva messo uno spit su una fessura che loro avevano salito con i Nuts e allora avevano cominciato a beccarsi in maniera anche abbastanza pesanti sulle riviste, e lì si sono trovati in quella cena dove noi eravamo abbastanza allegri, fortunatamente, perché il primo momento è stato un po' imbarazzante, no? Quando le due figure si sono incontrate, si sono guardate, hanno capito: ah, tu sei Marco Pedrini, ah, tu sei Gabriele Béchot. Poi, fortunatamente, dopo sono chiariti in brevissimi, davanti a un bicchiere come si faceva una volta, si sono chiariti, si sono dati la mano, è entrato anche Gabriele Béchot nel bordello e via, è partita la festa, che poi, se ricordo bene, è culminata anche in maniera che poteva essere ben più tragica, perché se ben ricordo, ho un ricordo di una ricerca, una specie di caccia al tesoro dove dovevamo trovare una ragazza che era una ex fidanzata di uno di noi, che non mi ricordo più bene chi era, che però aveva trovato un fidanzato molto più serio, più, come dire, molto più attendibile, insomma, molto più una persona posata che faceva il fidanzato serio, però
Questo ex fidanzato però voleva trovarla perché doveva vedere, insomma, doveva vedere cosa era successo. Siamo andati a cercarla per le grotte dove andavamo noi a dormire a Finale Ligure, su questa Mercedes fotonica guidata dall'Aldino Onghileri, che ci portava dentro in queste strade. Però alla fine non l'abbiamo trovata la grotta, però abbiamo trovato una specie di cappelletta contornata di cipressi, come se fosse un cimitero o qualcosa del genere, e non so cosa ci ha preso. Abbiamo tirato su due o tre di questi cipressi, li abbiamo sdraiati sulla macchina. Marco Pedrini è salito sopra, si è attaccato ai due longheroni, quindi teneva giù i cipressi attaccato, e l'Aldino Anghileri a manetta per le strade di Finale Ligure, che andava, si usava allora fare queste cose, no? E che se si facessero adesso, penso tempo zero, cioè la prima curva, arrivano già quattro pattuglie della polizia e ti portano via. Però, cioè, sono proprio dei ricordi, no? Legati allo stile, no? Di allora, allo stile di vita di allora, anche di arrampicatori di buon livello, insomma. Questo era il modo di andare in giro. Anche le gare di Bardonecchia, le prime due o tre gare, fino al primo Rockmaster vero di Arco, si parla dell'88, 89, il primo Rockmaster vero, 85, 86, 87, erano delle feste. Dopo è chiaro, quando sei lì che c'è una classifica, tutti puntano a arrivare il più in alto possibile alla classifica, però non erano vissute come sono vissute adesso. Adesso sono veramente delle cose serie. Non è che prima non erano serie, però prima era veramente la Woodstock dell'arrampicata. Io, se penso a Bardonecchia 85, no, mi vengono in mente i filmati che ogni tanto vado a guardare di Woodstock o dell'isola di White. Adesso è un'altra cosa, adesso sono veramente atleti.